Buonasera, bentornati. Ultima settimana di presentazioni in piazzetta, poi ci prendiamo una quindicina di giorni di vacanza. E questo è l'ultimo libro che presentiamo, perché sabato prossimo invece avremo la presentazione di un album musicale. E chiudiamo, si dice sempre, ma è così, chiudiamo alla grande con due brutte persone che sono Enrico, che da solo due Enrico e Stefano, che hanno fatto della satira anche mordace, anche feroce, hanno fatto la cifra della loro vita, sia di scrittori che di grandi disegnatori. Una casa editrice che è da sempre vicina a Io ci sto, che è la Vetre, e due meravigliose signore, Rosalia Portaro e Desiree Clay, che vi presenteranno e ci accompagneranno in questa presentazione. Il titolo è veramente un augurio e un memento, nel senso che, ricordatelo veramente, dobbiamo vivere, soprattutto in questo periodo e soprattutto nel periodo che noi saremo chiusi, e capisco che sarete tutti quanti un poco più tristi. Ricordatevi di vivere e buonasera a tutti. Grazie a questo luogo di resistenza che è la libreria Io ci sto, che non è solo una libreria ma è un luogo dove si riuniscono persone che fanno delle cose reali per questa città. Già la presentazione su queste scale è meravigliosa e da poco facciamo un applauso anche a loro, hanno festeggiato un importante anniversario, esserci dopo tanto tempo fortemente al Vomero e a Napoli, in Campania, grazie. Allora, dicevamo, questo è un titolo che è veramente un auspicio, un suggerimento, quasi una medicina. Questo oggetto può anche risultare una medicina contro la depressione, soprattutto con questo caldo di oggi è importante ridere, fa bene sempre, anche se siamo in uno dei momenti più difficili per l'umanità in generale. E proprio loro, proprio perché c'è questo momento, ci dicono ricordati che devi ridere. È un libro che contiene appunto gli scritti di Enrico Caria, alias sul manifesto, le vignette di Stefano Disegni e, come dicevamo, è edito dalla Lepre Edizioni. È un libro satirico ma che con un riso amaro in certi casi ci fa anche riflettere sulla politica in questo periodo. Dal primo lockdown in poi, dal periodo della pandemia, fa tante riflessioni sulla politica, sulla società, sulla sanità, anche sul mondo normale, sulle persone che vogliono curarsi, non curarsi, come si curano. È un libro veramente divertente che diciamo, vi invito a leggere e a guardare, perché c'è questa doppia visione sia della lettura, che è molto scorrevole, molto veloce ma intensa anche la sua velocità, e poi ci sono queste meravigliose vignette di Stefano Disegni. Allora, Caria, per chi non lo conoscesse, è un umorista, ha scritto per Repubblica, Il Fatto, Cuore, Il Manifesto, è uno degli autori delle Iene, ma anche un regista, lo ricordiamo come regista di Black Jack con Lillo e Greg, che un po' ha questo foglio scarta, che è un po', diciamo, in qualche modo gli ha dato il battesimo cinematografico sul grande schermo, e adesso sono famosissimi, porta molto bene anche in questo. Lo ricordiamo, per esempio, uno dei suoi film di grande intensa poesia, L'uomo che cambiò la storia, che ha partecipato alla 73esima Mostra di Venezia, è un film poetico che ha, mostra un registro diverso di Caria, e infatti ha vinto il Globo d'Oro. Ha pubblicato per Feltrivelli, Rizzoli, Fanucci, Stefano Disegni. Allora, questi due uomini qui sono molto variegati nelle cose che fanno, cioè non si può, è difficile presentarli perché non si possono mettere di me. Scusa, hai parlato un quarto d'ora di Caria e hai detto Stefano Disegni. No, stavo iniziando, aspetta. Non capisco. No, stiamo iniziando. Ma io mi alzo e me ne vado. Disegnatore, autore di... Ci metto 5 minuti, Sì. Disegnatore, autore TV, vince per ben 3 volte il premio Satira Forte dei Marmi, ha collaborato... Vabbè, basta, ok, vabbè. Collaborato, adesso mi sono preparata su tutti e due. Ho fatto vabbè, anche sti cazzi, dai, vabbè. E anche sti cazzi, però ho fatto lo stesso spazio, Niente a nessuno. Lo stesso spazio, eccetera, eccetera. E ha
anche un applauso per loro. E questo volto lo conoscete tutti, è meravigliosa, una delle poche attrici brillanti italiane a tutto tondo, anche autrice, attrice di teatro, di televisione, di trasmissioni importantissime, convention, Cavolano, Marchette, sempre cose di alto livello. L'abbiamo vista a Nina Settembre, il grande successo Fiction, Rosalia Porcaro, un applauso a lei che è qui con noi. Allora, io inizierei subito con una cosa molto stridente della quale si sta parlando purtroppo per un fatto di cronaca grave. Sapete bene che cosa è successo, fatti di cronaca nera nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, gli abusi, le guardie carcerarie, diciamo documentati da filmati che sono indiscutibili. Oggi c'è la notizia sulle maggiori agenzie che la direttrice sarà esonerata. Allora, Enrico Caria per Napoli, per la Campania, ci legge un inedito, e Don Raffaele Reloaded. E sentiamolo, e quindi vi chiedo un attimo di silenzio perché è a cappella, non ci sono strumenti. Siamo all'aperto. Non è che la leggo, la canto a cappella, che non vuol dire a cacchio di cane, ma vuol dire senza la musica. Ok. Dammi il via, va. Allora, Don Raffaele Lodi, Enrico Caria. Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiere del carcere di Capua Vetere Santa Maria, che è casa mia dal 73. Ma al centesimo altro pestaggio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale sta un boss criminale che tratto da re nelle celle degli altri. I comuni ci stanno drogati, immigrati e ricchiuti, che a scusa della pandemia qui a Santa Maria hanno fatto i falò con l'interno dei materassi e ora dormono sopra i sassi e le visite degli parenti a sti quattro fotienti, levate le o. Mi cercavano le mascherine, il gel, il sapone, ma chi è che c'è là? Nelle celle che stanno in 21 c'è sempre qualcuno che non ce lo sta. Se volevano stare da soli, non dovevano fare i mariuli, che affiliandosi a un clan di camorra, coi tempi che corra, si sta da pascià. E ci porti il caffè, con le zeppole e coi bignè, alla cella che pare una regge del bosco minerale che è tratto da re. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, e dentro ai filmati lo vedi da te, sono quello che dai fecuzzuni in capo al chiattone sulla sedia a rotè. Sarà cionco, però è un animale, non lo dicono al telegiornale, e a quel negro che tiene la scabbia venisse Cartabbia a servirgli anche il tè. Per fortuna qui al braccio speciale ci sta la moghetta, i divani e il bidet, così quando per troppo menare e sono tutto sudato mi sciacquo il pisè, ovviamente cercando il permesso alla spalla del boss o a lui stesso. È importante portare rispetto a quel boss perfetto che parla con me. Nelle celle comuni è tutto un lamento, assai meglio se resta di qua, dentro al braccio speciale col boss criminale lontano dei qua qua qua. Se gli faccio gli ziti al cinghiale, mi fa pure vedere il Montiale. Dopo l'ultimo gol di Giorginio mi fece un bel ghigno ordinando o caffè. Perché faccio un caffè, così buono che vale per tre, nella cella che pare una regge da così capore che è tratto da re. Inizio scoppiettante. Poi qualcuno me la traduce, insomma. Sì. Giocavo in casa. E ho capito. Allora, adesso vorrei... No, non te lo... Allora, qualche anno fa io invitai Stefano Disegni a partecipare al mio festival di giornalismo imbavagliato, un festival dove invito tutti i giornalisti minacciati da tutto il mondo a parlare delle loro, diciamo, dei fatti che riguardano i loro paesi dal punto di vista interno. Come era il mio mito a ragazzina, avevo tutti il cuore conservato, cioè lui arrivò e mi disse: no, io la non faccio col computer, io non faccio col computer, già ero vecchia quando gioco. E allora lui disse: cioè, no, io non uso il computer, accompagnami a comprare i fogli. E fu come accompagnare, diciamo, Superman a comprare il mantello per me, cioè è un mito, quindi sono molto onorata oggi
di dire a Stefano Di Segni se ci legge qualche vignetta, grazie. Queste cose le dici un po' a tutti, però non è vero. Non è vero, madonna! No, va bene. Abbiani gli ha detto uguale. Abbiani uguale. No, ho detto anche che conservavo cuore a Abbiani, gli ho detto, ma come, io non ho mai fatto. Va bene. Mi sembro Iata, però. Va bene. È quel tipo di donna. Facciamogli un applauso, secondo me. Ci sta mettendo veramente l'anima, per cui è bella questa cosa. Okay, scusa, voglio far notare che finalmente abbiamo superato le poste come numero di persone. Le vizie non era così. A meno che non vengano a chiedere un bollettino qua. E sì, io ho accettato di partecipare a questa avventura insieme al Caria, per motivi principalmente affettivi, perché il Caria lo conosco ormai da 90 anni, e da quando lei ha scoperto me, e quindi più o meno, ed è stata una scoperta, faccio un po' da aneddotica veloce, così avete un inquadramento storico, e eravamo due spiantati disegnatori alla festa dell'intestisatica di Forte dei Marmi, e dove quelli famosi avevano gli organizzatori che appendevano meravigliosi plexi, che sono tutte le loro opere, i Paria, i Poracci, e avevano soltanto delle lavagne dove loro da soli con lo scotch si attaccavano le vignette e così. Il caso ha voluto che lui fosse Caria con la C e io disegni con la D, e quindi questo è stato il grande incontro, cioè niente di particolarmente storico, botta di culo e basta. E quindi eccoci qui. 0-0 calcare non ci saremmo mai conosciuti. 0-0 calcare era un po' distante. E quindi dopo 40 anni siamo ancora qui, C e D, fine dell'aneddoto. Spero vi abbia divertito moltissimo. E quindi ho accettato di fare questo. Che fai ridere? No, vabbè. E quindi ho accettato di fare questa cosa, perciò ho fatto una vignetta in copertina che chiaramente farà la fortuna di questo libro, altrimenti sarebbe un libro qualsiasi, no? E quindi vi illustro questa vignetta di copertina, una pregevole opera del maestro che sono io, e che dice, è in lingua romanesca, spero lo capiate, avverto, noi abbiamo qualche problema col congiuntivo, quindi insomma, però si può comprendere. E dice, au, a te te scoccia la quarantena, e l'altro che è un po' un vecchiatello fa, no, a me più la sessantena, insomma, sono momenti brutti quando c'è quel giro. E poi un personaggio di cui si parla molto e si è sempre parlato, anche se non si capisce perché in realtà Salvini, insomma. Per chi c'ha il libro, qualcuno ce l'ha, pagina 97. Ah sì, possiamo fare come a bingo, noi diciamo il numero e voi cercate la pagina, quindi 97. Disegna che ha penna a mano. Tutti i numeri qua a Napoli così usano, 97. Stefano disegna che ha matita in tal parecchia. Come il salumiere, vabbè. E allora, questa ci sono due personcine che parlano, e uno dice, vi ricordate quando Salvini diceva sempre, lui parlava a nome di 60 milioni di italiani, cioè, diceva, ma chi te sei, vabbè. E per cui dice Salvini che parla pure a nome tuo. E l'altro risponde, ah, si manda a fanculo da solo, bravo. Ok, e poi vediamo che altro posso proporre da questo pregevole repertorio. Abbiamo qua, insomma, in questo momento abbiamo una pagina 116. 116. Stefano Disegni con la gomma da cancellare. Ci ha fatto ambo, può dirlo adesso mai più. Quindi, insomma, in questo caso c'è al telefono il tema del momento, Novax, Sivax e tutte queste storie, e c'è uno al telefono che è veramente straconvinto e arrabbiato, che dice, au, mi raccomando, non te vaccinà, e l'altro risponde, no, tranquillo, sto già in terapia intensiva, c'è un problema. E vabbè, passo la parola a chi la passo? La parola a te, alla conduttrice amena della serata. Amena. Allora, Rosalia Porcaro ci farà il regalo di leggere un testo di Enrico Caria. Grazie a Rosalia Porcaro. Bellissimo. Allora, nego ergo sum è questo, giusto?
pagina 85. Rosaria Porcaro con libro in mano. Libro in mano e il microfono di qua. 85. Allora, il contagio cala e i sovranisti di casa nostra fanno da sponda al negazionismo internazionale. Perdonami, c'è una cosa, questa è dell'agosto 2020, perché questa è una raccolta di testi. Ah, ok, ok. Quindi qua ci vuole proprio la signora Carmela. C'è chi dice che il Conad 19 sia una bufala escogitata dagli smidollati capi di democrazia agonizzanti per controllarci e tenerci buoni, leader senza palle come Conte, Merkel, Macron, laddove leader con gli attributi come Trump, Modi o Bolsonaro non hanno certo bisogno di agitare lo spauracchio di un coronavirus. E poi ci sono quelli che sono terrorizzati dai numeri strombazzati dai giornaloni, tipo 17 milioni di contagiati nel mondo e quasi 700.000 morti senza nemmeno averli visti in prima persona, proprio come i famigerati 6 milioni di ebrei presunte vittime di un olocausto che nessuno di noi ha visto con i suoi occhi. E tu, che tipo sei? Negazionista o credulone? Vediamo, vediamo. Allora, lo sbarco di Armstrong sulla Luna fu un fatto innegabile, perché ci sono i filmati. Questa è la prima risposta. Poi B, la Luna fu ricostruita in studio con riprese filmate da Stanley Kubrick. C, la Luna non esiste. Ma devono rispondere? No. Allora, continuando, che cos'è l'AIDS? Acronimo per Acquire Immune Deficient Syndrome, malattia alimentata dal virus HIV. Acronimo per abitudini insane dei sodomiti, malattia alimentata dal fatto che sei ricchione. Acronimo per alimentiamo illazioni decisamente stupide, malattia alimentata dal fatto che sei stupido. Il crollo delle Torri Gemelle fu causato da un attacco suicida di due aerei mandati dal sanguinario terrorista saudita Osama Bin Laden, un complotto ordito dal sanguinario presidente americano George Bush per poi invadere l'Iraq e arricchirsi col suo petrolio. C, una demolizione controllata voluta da sanguinari immobiliaristi ebrei per arricchirsi con la ricostruzione. Poi qua, sto leggendo bene, sì. Poi 4, San Tommaso fu A, l'apostolo che dovette ricredersi, il Messia era veramente risorto. B, l'unico apostolo che pretese uno straccio di riscontro. C, l'apostolo negazionista che ci vide giusto ma poi si fece infinocchiare da un sosia di Gesù Cristo. 5, lavarsi spesso le mani serve a eliminare germi, batteri e virus, scimmiottare Ponzio Pilato, arricchire Palmolive. Il distanziamento ci tiene alla giusta distanza da sconosciuti infetti, a triste distanza dai cari amici perfettamente sani, a salvifica distanza da chi gli puzza il fiato. Mo ci stanno i risultati. I risultati, la maggioranza di A, ora non so chi si riscontra in A, fesso, se vai avanti così finirai col credere pure all'asino che vola. Maggioranza di B, incoerente, bada che indossare la mascherina col naso scoperto è un po' come portare le mutande con il pisello da fuori. Maggioranza di C, negazionista, i virus sono tutte balle e quei 39 gradi e mezzo che ti indica il termometro fanno parte del complotto. Roberto, ok, grazie mille a Rosaria Porcaro per questa lettura perfetta e il testo di Porcaro. Allora, si parla all'inizio di questo testo, dice, come i campi di concentramento che non esistono. Abbiamo visto che i Novax in questi giorni hanno paragonato il Green Pass al diciamo allo Shoah,
però poi sfilavano con molti nazisti, quindi era un po' strana come abbinamento, perché dicevano che venivano trattati come ebrei e poi facevano manifestazioni con Casa Paolo, quindi molto strana. Allora, di nuovo Disegni ci racconta le sue vignette. Allora, per non, che non si dica che io insomma sia a senso unico, adesso parliamo di sinistra, parliamo dei campioni della sinistra, li farei, come dire, in successione, da sinistra verso destra. E partirei dal convinto militante PD. 44! E c'è quest'uomo con le mani sui fianchi, che voi ovviamente vedete, a meno che la vostra miopia non ve lo consenta, e che dice: io sono fiero di essere del PD. E rispondono: perché? Vabbè, mo vattene a ricordare. Cioè, questa è la prima. Procedendo sempre un po'. Procedendo sempre verso destra, arriviamo a Letta. 160 le gambe delle donne, no, comunque. Bravo, c'è un artista in fondo. Allora, qui si parla di Enrico Letta, questo personaggio che improvvisamente ha scoperto di essere di sinistra, ma l'ha scoperto solo lui da solo, ma comunque. Voi vi ricordate quando Pio Amedeo, questi due comici veramente orrendi, fecero questa cosa sulla politica licorret, scorret, e volevano fare i disinibiti e si smerdarono di brutto, per dirla con Wittgenstein, insomma. Vabbè, e allora pure Enrico Letta, a un certo punto, sentendosi troppo considerato un po' un fighetta, un po' così, ha detto: faccio lo scorretto anch'io. E io appunto ho messo qui Enrico Letta, quindi fate uno sforzo di diottrie, e che con la mano un po' birichina sulla bocca dice: ma sì, basta con politically correct, adesso dico le parolacce pure io. Si sforza, si concentra e poi fa: sinistra! Oh, che brivido, porca miseria, così. E poi, procedendo sempre più verso destra, abbiamo qua 32, se qualcuno ha fatto quaderno antica adesso, perché se non potevo leggere ambo, c'è un ambo qui, dice, no, perfetto, tu non puoi prendere denaro da questa cosa. E abbiamo, procedendo verso destra, Matteo Renzi, che ho disegno qui, quindi prestatevi gli occhiali a vicenda se volete fare qualcosa, e Matteo Renzi, che è l'unico uomo al mondo che non riesce a dire il suo nome e cognome per intero, perché appena si nomina da solo ha un orgasmo. Ciao, sono Matteo Renzi, e passa a finire. Grande. Adesso non Martini, non parti. No, questo è lui. No, qui, scritto tu. Ah, allora è vero. Colpa tua. Legge Enrico Caria. Allora, questa qua pure è un inedito, che siccome sono stata a Piazza del Popolo pure a manifestare, che dicessi tu prima che invece dicevi che non dovevo andare, premetto che non sono fascista, ma io alla libertà ci tengo non meno dei camerati di Casa Paolo e Forza Nuova, per cui io manifesto con loro senza alcun imbarazzo. Del resto, noi popoli del no paura dei contro l'infame dittatura sanitaria siamo molto eterogenei, infatti in piazza ho conosciuto tante persone diverse. Gente che per ribellarsi al passaporto della schiavitù dice no a tante di quelle cose che uno nemmeno se lo immagina. Ecco perché, oltre ai no mask e ai no vax e ai no green pass, in piazza con noi stavano gente che per dire no rischiano anche grosso. È il caso dei no zebre, per esempio, quelli che negano le strisce pedonali, attraversano a cazzo di cane, per cui finiscono spesso spiaccicati, soprattutto se incocciano un camionista no friend. Poi ci sono i no mask, che si rifiutano di masticare e si annozzano in canna. I no mask, che se sono nuotatori, vabbè, quelli si sbucciano un pochino i gomiti delle ginocchia, ma quando sono i tuffatori e si vottano dove non sta la vasca, quelli si aprono le cape come a tante cocozze.
poi stanno in olente che negano gli occhiali e fanno capo e muro una continuazione, oppure finiscono dentro a un fosso e una volta in ospedale con una bella frattura esposta, se incocciano un ortopedico no GES, la frattura esposta era esposta rimaneva. E ancora i Nova Ridge che quando partono si mettono tutto coso un cuoio e sembrano chiatti pure se sono secchi. I NOVC che la fanno dove capita, anche quella grossa, però sta il fatto buono che se uno li segue da dire la calpesta poi porta bene. Poi stanno i No Umbrella che quando piove si becca una bella broncopolmonite, no stampella, che pure se sono sciancati, piuttosto che usare un paio di stampelle preferiscono strisciare come i vermi, i no pallù, che corrono su e giù per i campi di calcetto inseguendo a capocchia palloni soltanto percepiti, i no chiod, che non sanno come appendere i guardi e li tengono per terra appoggiati ai muri, i no tazzulella, che si bevono il caffè dentro i piattini, i no bicchieri, che bevono solo dalle bottiglie, se ne passano e si mischiano le peggio cose, i no water, i no water, che non si lavano, fanno seccare le piante e se sono pompieri non spengono gli incendi. Insomma, voi quanti tipi di gente, vedete quanti tipi di gente diverse, eppure dopo la manifestazione noi si va tutti insieme a mangiarci una bella pizza. Però una volta in pizzeria, tra no pummarò, no mozzarella, no quattro stagioni, no bruschette, no rocche, no suppli, no panzarotto, quando arriviamo noi molti camerieri subito diventano no tavolo libero no, e ci mandano a fanculo. Bravo, bravo, bravo. Dai numeri della tomba. A me piace tanto. Anche a me, simpatico pure, simpatico. Sì, sì, sì. Allora, Rosalia Porcaro legge un altro brano. Certamente. Ah, questo è quello col pubblico. Questo è bello, eh? Questo è col pubblico. Questo è col pubblico. Che potevo, possono arrivare anche i passanti, non li cacciamo. No. Questo è sinistro maldestro. Però sente la sorcera, la io voglio. Sembra la sorcera. Un pochino. No. Ci sta 53. Cinquina. Non c'è mai. I buoni, brutti e cattivi. Ho capito. Ah, chi è d'accordo? Sì. Allora, Biden apostrofa Putin. No, ce la faccio, non ti preoccupare. È poliedrica. Apostrofa Putin senza peli sulla lingua. Potremmo anche noi permetterci di essere sempre altrettanto sinceri? Putin è un killer come sostiene Biden? La Merkel è una culona inchiavabile come attribuita a Berlusconi? La corazzata Poteonchi una cagata pazzesca come diceva Fantozzi? Coraggioso chi esprime opinioni così forti, cose che tutti pensano e nessuno osa dire. Ma un'opinione forte e coraggiosa è sempre anche vera? Non è detto. Ecco 18 affermazioni dure e controcorrente, alcune vere, altre false. Proviamo a indovinare. Lincoln era razzista. Devo dire subito la risposta. No, chi è d'accordo a me? Lincoln era razzista? Era razzista? 2, 3, 4. Tu te li ricordi poi gli altri? No, ti dai la risposta, buona buona. La risposta vero, secondo lo storico nero Lerone Bennett, Lincoln li chiamava gli afroamericani negri, non voleva votassero né che ci fossero matrimoni misti. 2. Renzi è furbo come una volpe. Chi è d'accordo a Zanavaro? Uno solo. Se Renzi era furbo, mica passava dal 40 al 2%. Quindi falso. Mao Zedong era pedofilo. Vero o falso? Vero o falso? Falso. Maoista qua, un vetero maoista. Vero, secondo il suo medico personale, il grande timoniere ogni notte si portava a letto 2 vergini minorenni. Veltroni è smemorato, vero o falso? Vero, sarà vero. Walter insiste che non è mai stato comunista. Hitler ha fatto anche cose buone, vero o falso? Vero? Infatti si è suicidato. Allora, Jenny Gnocchi non fa ridere, vero o falso? Vero? Sì, ma è simpatico. Un plebiscito proprio.
John Kennedy era un gangster e un contrabbandiere, vero o falso? Falso. Quello era Kennedy, padre, scusami, ho perso il suo padre. Padre, Joseph, socio del gangster Frank Costello. Andiamo all'altro, effettivamente mantenere il microfono, il libro non è proprio... No, no, il microfono no, il libro adesso, no? Montanelli comprò una bambina eritrea di 12 anni. Vero, vero, Indro l'ha pure rivenduta. Dunque, allora, Zorro non ha le palle. Vediamo. Vero, se no Zorro non potrebbe zompare in sella lanciandosi da tetti e tettoie. LK non sa disegnare. Vero, però scrive bene. Astenuto. Astenuto. Pirandello era un leccaculo. Vero, tanto adulava Mussolini che lo chiamavano Pirandello. Pirandello. Gli ultimi film di Fellini erano delle boiate pazzesche. Vero, però ispirate. Federico, sei dolce come un figlio. Papa Francesco è un evasore fiscale. Vero, la Chiesa non paga l'IMU. Garibaldi è stato un negriero. Vero. Falso, Garibaldi ha solo trasportato schiavi cinesi. Gli ultimi articoli di Eugenio Scalfari sono delle boiate pazzesche. Vero, ahimè. La recherche proustiana è una noia mortale. Falso, solo le 30 pagine impiegate da Proust per descrivere come si gira e si rigira nel letto prima di prendere sonno. Ok, dunque, un attimo solo che ho riperso il sé. La religione non è l'oppio dei popoli. È vero o falso? L'oppio rilassa, mentre da come ci si scanna in suo nome, la religione dei popoli è l'anfetamina. Mentana e Riporto. Vero, Riporto Ricciolino e Sbarazzino. Grazie. Non era facile questa lettura, proprio la pagina. Allora, grazie veramente per questo gioco divertente, lo potete fare anche in società, comprando un libro. Allora, adesso Disegni ci recita altre vignette con l'aiuto di Caria che mi sostiene con il microfono. Sì, non era difficile, ho fatto una pausa adesso. E non vedevo, non vedevo. Viaggiamo così da un quarto d'ora. No, pensavo che stava Don Lurio. E infatti, qualcosa di diversivo. Don Lurio non è vero. Succedeva qualcosa di diverso adesso. Vabbè, si parlava di così di negazionismo, novax, complottismo, eccetera, eccetera. E c'è una vignetta che feci, ma si scrisse da sola praticamente. 84! Vabbè, poi ci fate vedere la cartella. E allora c'è un medico che sta auscultando con lo stetoscopio un paziente e gli dice: signore, lei ha la polmonite doppia. E quello risponde: e lei è un esponente della tirannide sanitaria. Poi sempre da questi che non credono a niente, perché evidentemente ci stanno 30 milioni di creduloni e credo 3.000 che hanno capito tutto della vita. C'è questo qua, vi ricordate quando è sbarcato il robot Perseverance su Marte quella serata, eccetera? C'era pure chi ha detto, come questo qui, sbarcato l'uomo su Marte e voi ci credete? Ma no, era solo un robot. Sbarcato un robot su Marte e voi ci credete? Vabbè, buonanotte. Una buona notte? E voi ci credete? Va bene, e voi ci credete che va tutto bene? E così andando avanti, perché non se ne convinceranno mai, per cui non c'è argomento che tenga. Prego. Adesso Rosaria Porcaro legge. Ci sono sempre
37, 37. No, 37 è il numero del pezzo. Ah, 37, la pagina? 102. 102, che non c'è però. A tombola no, però all'otto poteva funzionare. No? Infatti. Questo è un altro quiz. Come insegnava Cayman, Berlusconi dai e dai, e finisce che anche la balla più spaziale la gente se la beve, come quella siderale ripetuta per anni dai 5 stelle, che destra e sinistra non esistevano più. E invece ecco i poveri grillini con la scissione dietro l'angolo, che guardano la loro immagine rovesciata allo specchio, ultimo baluardo di possibile confusione tra destra e manca, e si chiedono frastornati: e mo da che parte mi butto? Dilemma alto, già affrontato in passato al cinema da Totò e in libreria da Norberto Bobbio. Oggi come oggi hai invece a disposizione 140 caratteri di tweet prorogabili a 280, oppure questo quiz. Dimmi. Ah, tieni tu, ok. Anni fa, durante un comizio, chiesero a Francesco Storace di dire qualcosa di destra e lui urlò: Afroci, secondo te era meglio se diceva a gay, a genitore 1 e genitore 2, o afroci de merda? Qua pure ci sono i risultati? Sì. Ah, ok, ok, sì, sì, sì. Dunque, e qui la devo dare ora la risposta? No, no, non ci stanno risposte. Ah, perfetto. Gli uomini dovrebbero essere tutti uguali? A. Sì, e più felici modificando i destini con le pari opportunità. B. Sì, e più belli modificando i DNA con l'eugenetica. C. Solo le donne, tutte uguali a Charlize Theron. La resistenza è A. Quella che stava sopra le montagne e ci liberò dal duce. B. Quella che sta dentro alle lampadine e libera la luce. C. Quella strenua di Di Maio a mollare il posto a Crimi. I migranti economici sui barconi del Mediterraneo dovrebbero A. Prendere voli charter ed essere accolti in Europa. B. Prendere voli in business ed essere accolti dai buonisti a Capalbio. C. Prendere per buoni i voli pindarici di Zingaretti sui decreti sicurezza. E poi vedo un ladro e gli sparo, ma dove? A. In strada è sempre abuso di legittima difesa. A casa mia è sempre difesa legittima. Nella schiena è sempre colpa sua che scappava. Mo ci stanno i risultati, almeno avete dato quelle difficili però. I risultati, allora, per la prima, se la ricordano, se non mette la prima. Maggioranza di A. Okay. Quindi maggioranza di A. Tu nel populismo dei grillini ci ritrovavi i vecchi valori di sinistra e sei rimasto compagno dentro, ma come si dice a Napoli, hai scambiato cazzo per bang e l'acqua. Molla i 5 stelle e passa all'EU. Maggioranza di B, sei sempre stato fascio, ma non digerivi l'alleanza con il traffichino di Arcore, 49 milioni di volte meglio quella con Salvini. Più o meno qualcosa come ricetto work all'asana, tenimmeci pulite. Molla i 5 stelle e passa a Fratelli d'Italia. Maggioranza di C, sei sempre stato ambidestro e mangi con tutte e due le mani. Vedere il carro dei vincitori e saltarci sopra è stato un attimo, ma ora che affonda, tu da buon topo abbandoni la nave. Però sempre ambidestro rimani, come Matteo Renzi. Bussa Italia Viva, magari gli avanza un po' di formaggio e i soldi fanno la mia vista cedata. Scusate, vorrei chiedere una traduzione della risposta A, non l'ho capita. No, hai scambiato qualche cosa. È un cazzo bangellato. Che cosa ti dice? Una cosa per un'altra. Ma puoi dire in italiano, per favore? O cazzo per... cioè, come dire, bene per la per l'antenna. Ragazzi, sono straniero, non posso capire.
lucciole per lanterne, va. Ma cazzo, non mi sembra lucciole come tal. Però sempre l'acqua, capito? Le banche l'acqua. Ah, ok. Insomma, è stato un po' più. Sono un po' affregato. Modo di dire napoletano. Questo l'ho capito, non mi sono stato affregato. Vabbè, ecco. Vabbè, che faccio? Vado? Vado. Allora farei un doppio Salvini che vi consentirà di fare un ambo al volo, pagina 20-21. Attendiamo che tutti aprano. Tutti insieme scambiate il segno della pace. E disse San Paolo. No, questo non c'entra, no. Allora Salvini, vi ricordate quando se ne andava a suonare citofoni per scoprire spacciatori, drogati, eccetera, eccetera? E qui lo vediamo in atto, mentre ha appena suonato il citofono e risponde una voce femminile che fa: cielo, il mio fidanzato! E una voce maschile fa: no, tranquilla, vuol solo sapesse spaccio. Quindi mai fare certe imprudenze. Esatto. E poi sempre Salvini, che come voi ormai avete capito, l'abbiamo capito tutti, non è che la gente dice quello che, non è che Salvini dice quello che dice la gente, è che Salvini manda gente nei bar a capire e poi lui ripete quello che dice la gente. E in questo caso ci sono due che parlano e l'altro si confida con un amico, una cosa delicatissima, e gli dice: a me mi piace scorreggiare e annusare sotto il lenzuolo. E l'altro: zitto, sarà il prossimo tweet di Salvini, 2 milioni di likes sicuri. Usa così. Poi abbiamo, non mi ricordo più assolutamente che cosa, eccola qua, sì. Allora, a un certo punto Di Battista, stanco e anche esacerbato, con l'animo edulcorato da questo crollo degli ideali, in controcopertina la trovate, e esacerbato dagli ideali dei 5 Stelle che non erano più gli stessi che voleva lui, se ne va, decide di andarsene, e con l'occasione decide anche di andare in Colombia a scrivere un libro, già che si trovava. E quindi Diba addio e dice drammaticamente: me ne vado perché non sento più quei bei vaffanculo di una volta. E subito risponde: oh, ma lo potevi dire subito, ragazzi, pronti tutti insieme, vai. Così. Questa qua penso di E poi si parlava appunto di Novax, eccetera. Ci sono quelli che cavalcano in questo momento certi movimenti, che però sono furbi, perché prima si vaccinano e poi cavalcano i Novax, fra cui Giorgetta Nostra, 173, che dice, era il tempo in cui i sondaggi, praticamente ora, davano il Fratelli d'Italia come secondo partito. E gli viene giustamente chiesto: ma voi siete fascisti o no? E lei risponde: diversamente democratici, prego. E aggiungo io che il politically correct ha veramente rotto il caso in certi casi. Quindi... pane al pane. E su questo diversamente democratici passo la parola a Enrico Caria, che ci legge 58, mi legge. Ah, perciò sta segnato. Bugiardini, vedi, l'ho anche segnato. Questa è un'esperienza vera. 58. 58-163 è il numero del testo. Lo so, era uno scherzo. A parte 153. Questo è dell'aprile 2021, quando giustamente ci state in casa AstraZeneca, la gente si recettava, si mettettero paura e non volevano fare più perché gli effetti collaterali, eccetera, eccetera. Gli effetti collaterali mettevano paura dei vaccini. I bugiardini hanno le gambe corte, certi vaccini sono sotto accusa per devastanti effetti collaterali e la gente non li vuole. Vabbè, non mi piace AstraZeneca e comunque questa storia che i benefici sarebbero superiori ai rischi, raccontata da quei poveracci che hanno stirato le zampe per una trombosi. Ma non è solo che, ma non è solo un caso su un milione, ma è solo un caso su un milione, dicono gli scienziatoni, roba da ridere. Ok, voglio vedere se poi quel milionesimo è uno di loro, se gli passa la voglia da ridere. Sia come sia, per Pfizer c'è da aspettare. E da lunedì 26 aprile, quando ho scritto il pezzo, ho una possibilità su 50 di sbattere contro uno di quel milione di contagiati a piede libero. Che fare? Intanto ho il naso otturato, una premessa. Qua adesso io do tutti i dati veri, perché quello che ho fatto prima di scrivere il pezzo, ho aperto la farmacia di casa mia e siccome là c'era, diciamo, degli effetti collaterali, cioè, ho preso tutti i farmaci più fessi che ho a casa e ho letto gli effetti collaterali, quelli che vado a leggere, qua è segnato con un asterisco che ci sono veri, io ve lo anticipo, sono tutti veri.
Che fare? Intanto il naso otturato è una compressa di Actifed, buon vecchio decongestionatore della mucosa nasale. Quando per la prima volta apro il bugiardino e alla voce effetti indesiderati leggo: sangue dal naso, angioedema, pustolosi, gonfiori agli occhi, labbra, gola. Mi guardo allo specchio, tutto normale pare, ma qui sempre sul bugiardino sta scritto pure allucinazioni visive. Posso fidarmi dei miei occhi o già sono gonfio con una zampogna e non me ne accorgo? Nel dubbio mi viene la tachicardia, che nel bugiardino sta dopo palpitazioni, extrasistoli, aritmie, merda. Fossi pure a rischio ictus e subito prendo una cardioaspirina. Solo dopo leggo dei rischi: sordità, sanguinamento genitale, nefrite acuta, potenzialmente fatali sindromi di Steven Johnson e di Leila Riele. Sono confuso, sudo freddo, sempre effetti collaterali, e mi prende un attacco di gastrite, per cui ingollo un Pantorc 40, ma poi leggo sul bugiardino che a una persona su 10 può causare polipi allo stomaco, a una su 100, fratture all'anca, del polso, della colonna vertebrale, a uno su 1000, orticaria, offuscamento della vista, edema di Quinque su tutta la faccia e aumento delle mammelle negli uomini. È nota invece la frequenza di, non nota invece la frequenza di ittero, danni ai reni e febbre. E io me la misuro comunque questa febbre, 37,1. E qui ci vuole la tachipirina, ne prendo una sfidando la minaccia di sangue nelle urine, epatite, shock anafilattico, dolore all'addome, che porca miseria, è proprio quello che mi piglia ora, per cui prendo Aulin. Però poi leggo sul bugiardino: nausea, feci nere, pelle e occhi gialli e dulcis in fondo schiena, aereofagia, proc. Fortuna che sono solo in casa, a questo punto mi ci vuole Nilicon gas, con al seguito possibili vomito, diarrea, ileo, difficoltà respiratorie, dolori addominali. Beh, contro questi ultimi ho il Buscopan, il quale oltre a eritema, dispnea, rash cutanea, midriasi, aumento della pressione del liquido oculare, causa volendo pure difficoltà a mettere a fuoco. E infatti non riesco più a leggere sti cazzi di bugiardini. A saperlo me lo pigliavo prima. È forte, eh? Forte. Simpatico proprio, eh? È simpatico. Simpatico, cioè. Sono ancora vivo. E poi tiene compagnia. Là che pensi con lui. Dici, vabbè, è simpatico però. No, ho fatto il viaggio insieme venendo qua e tiene compagnia. Forte, eh? È forte, forte. Forte, è uno stromboli da ragazzata. Sì, sì, sì. Allora, si è conclusa questa meravigliosa esperienza. Io c'ero ancora te. C'è ancora te. Va bene, se, no, poi ne vado, se non vuoi me ne vado, perché io. Sì, no, che tu fai altro di voi. Ah, ok, allora Stefano Di Sinni. Noi avevamo detto che lo leggeva, ha letto tutte. Noi avevamo avvertita prima, ha letto tutte. Hai visto? L'avevo detto, dice Vignata. Ha detto? Eh. E poi ragazzi, non sono capito l'italiano, però andiamo. Parla come parliamo qua, non capiamo. Parla da Fusano. Un bangellacco, ui ui. Un basso bangellacco, ui ui. Ma voti che riconosco. Va bene, basta, io vorrei... Che c'entra questo? È a Roma, di che squadra vuoi essere? La Lazio, no? E vabbè, andiamo avanti, questi non riguarda queste persone, vorrei riportare in alto anzi il livello di questa presentazione, perché siamo in conclusione e non vogliamo finire in basso, vogliamo finire in alto e dimostrando una grande intelligenza. Che pagina? 54. Tombola. Tombola qualcuno? No. Va bene, allora, a un certo punto vi ricorderete, ne parlava anche Report, che dilagò l'ansia da controllo tramite algoritmi. Eravamo tutti spiati, tutti i nostri consumi venivano registrati regolarmente, non c'era più neanche libertà dentro casa. E allora ho immaginato questo qui. C'è un signore che guarda pieno d'ansia il suo cellulare e dice: oddio, il mio cellulare non mi starà spiando. E il cellulare risponde: chi te? Ma fammi il piacere, ecco. Lavoraccio così. Perché per essere spiati bisogna essere anche un po' interessanti. E abili. Abili, esattamente. E poi. Siamo arrivati alla conclusione e di. No, no, vai ancora, vai Stefano. Sei svegliata, sei svegliata. Leggici un'altra cosa, dai. Vabbè, poi c'è
torno ancora sui Novax, che sono un mio chiodo, perché sono un po' così. E uno che dice all'altro, pagina 116, ancora dice: io non mi faccio rinchiudere come una pecora obbediente, non mi vaccino io, non sono una cavia da esperimenti. E l'altro risponde: va bene, ok, ma allora come fermiamo sto virus? E quello fa: chiedere uno scienziato, io faccio il barista, che cazzo ne so. E poi, perché questa è vera, me la sono inventata. E poi chiudo con finalmente la sinistra italiana. C'è qualcuno di Sinistra in Italia, il Papa. E qui c'è il Papa, pagina 149, che sta inginocchiato davanti a un grande crocifisso e dice: e sto coi pobresidos, e mi dicono che sono il comunista. E Cristo in croce, con il bello inchiodato, risponde: e ti è andata pure bene. A lui è andata peggio. Grazie. Un applauso al grandissimo Stefano Di Pietro. Grazie. Superman. Al mio Superman. Allora. A Robin che ci vuole. E poi c'è Robin. E Wonder Woman. E tutti i fantastici quattro. E con me i fantastici quattro. Dai. Desiree Klein. Grazie. La dolce umana. Vorrei che ammirasse tutti la collana di Desiree Klein, che ha messo una collana di matite in mio onore, credo. Messa per l'occasione. Grazie, no, grazie. Per grazie. Cioè, per la se facevo il chirurgo, tentevi i pistoli. Esatto, e mi tagliavo. Grazie a tutti, comprate, fate comprare tutti, ricordati che devi ridere, veramente un libro divertente. E bisogna, perché quest'estate, non perché stanno qua, un libro secondo me anche riflessivo che fa ridere ma allo stesso tempo riflette, si legge e si rilegge veramente. Certo, ne abbiamo letto tre quarti, che cazzo sono. No, no, vabbè, si legge e si rilegge, la scaletta l'ha fatto lui, è colpa sua. Grazie a tutti, grazie a tutti. Allora. Grazie Enrico Caria. Ti sei fatto imbrogliare. Enrico Caria, Rosalia Porcaro, grazie alla libreria Io ci sto. Vorrei grazie ringraziare Alberto che ci ha infilati proprio in zona Cesarini e gli siamo veramente grati. Grazie Alberto. E grazie a tutti voi che con questo caldo ci avete seguito oggi. Grazie.